Di Maio e Salvini, ultima chance prima delle ultime consultazioni. Genova, la delegazione M5S guidata da Luigi Di Maio è arrivata al Quirinale per le consultazioni e ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella. Presenti Luigi Di Maio, i capigruppo di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli e il capo della comunicazione Rocco Casalino. Di Maio, noi non siamo disponibili a governi tecnici. Alla fine dell'incontro con il capo dello Stato, il leader del Movimento 5 Stelle ha chiarito la sua posizione: noi non siamo disponibili a governi tecnici. Si deve tornare al voto e sulla legge elettorale non voglio portare gli italiani in un dibattito di 2 anni su modifiche come premio alla lista o alla coalizione. Ritorno al voto sarà un ballottaggio. Noi non volevamo arrivare a questo punto e abbiamo fatto di tutto per non dover dire agli italiani che si deve tornare a votare. Se siamo arrivati qui è perché c'è stato molto cinismo in questi mesi, valutazioni legate non al bene dei cittadini. Se Terza Repubblica deve essere lo sarà solo mettendo al centro i problemi dei cittadini. Noi siamo gli ultimi a non aver problemi ad andare a votare. Le forze politiche alternative a noi pensano che si possa ottenere un risultato migliore solo perché hanno messo insieme 10 liste per ottenere dei risultati. Oggi siamo in un'altra fase, ma su questo punto la Lega lo sapeva già che io sono disponibile a scegliere con Salvini un premier terzo che possa rappresentare un contratto di governo. Le condizioni sono: reddito di cittadinanza, legge anticorruzione e abolizione della Fornero. Siamo stati chiari su questo già 55 giorni fa con la Lega. Quello che decide il centrodestra con Berlusconi sono problemi loro, ha concluso Di Maio a domanda diretta sul ruolo dell'ex cavaliere nella sua coalizione e, appunto, nel rapporto col Movimento 5 Stelle. L'incontro tra Salvini e Berlusconi prima delle consultazioni. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sono tornati a rivedersi oggi, prima di salire al Quirinale per le consultazioni, che sono incominciate alle 10 e finiranno alle 18. Consultazioni, il calendario dei colloqui al Quirinale. Questo, come reso noto dall'ufficio stampa del Quirinale, il calendario delle consultazioni, e la composizione delle delegazioni che oggi incontrano il presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo. Ore 10, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo M5S al Senato e alla Camera, accompagnati da Luigi Di Maio, capo della forza politica Movimento 5 Stelle. Ore 11, Gianmarco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo Lega al Senato e alla Camera, accompagnati da Matteo Salvini, segretario federale Lega, Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, capigruppo Forza Italia al Senato e alla Camera accompagnati da Silvio Berlusconi, presidente del partito, Stefano Bertacco e Fabio Rampelli, capigruppo FD al Senato e alla Camera, accompagnati da Giorgia Meloni, capo della forza politica FD. Ore 12, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, capigruppo PD al Senato e alla Camera, accompagnati da Maurizio Martina e da Matteo Orfini, segretario reggente e presidente PD. Ore 16, Federico Fornaro, capogruppo LeU alla Camera e Loredana De Petris, esponente della componente LeU del Senato, unitamente a Pietro Grasso, capo della forza politica LeU.
ore 16. Giuliane Unterberger, capogruppo Autonomie, SVP PAT, UV, del Senato accompagnata da Dieter Steger, vicepresidente vicario, SVP, e da Albert Lanice, vicepresidente, UV, Union Valdotain. Ore 16. Riccardo Nencini, vicepresidente gruppo misto e coordinatore della componente PSI MAIEUSEI del Senato e Emma Bonino, coordinatore della componente più Europa con Emma Bonino del Senato. Ore 17, Manfredo Sciullian, capogruppo misto della Camera, unitamente a Salvatore Caiata, vicepresidente del misto e coordinatore della componente MAIE e Movimento Associativo Italiani all'estero della Camera, accompagnato da Mario Borghese, componente MAIE, e Renate Gebard, vicepresidente del gruppo misto e coordinatore della componente Minoranze Linguistiche della Camera, e Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo misto e rappresentante della componente civica popolare APSI Area Civica della Camera, e Maurizio Lupi, vicepresidente del gruppo misto e coordinatore della componente Noi con l'Italia della Camera, e Alessandro Fusacchia, vicepresidente del gruppo misto e rappresentante della componente Più Europa Centro Democratico della Camera. Ore 17. Roberto Fico, presidente della Camera. Ore 18, Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato. Ieri sera l'accordo al vertice di Palazzo Grazioli non è stato trovato, il leader leghista voleva convincere Silvio a dare l'appoggio esterno o un'astensione a un governo Lega M5S con un premier scelto insieme. Ma Berlusconi, in tarda serata, ha sibilato, mai un appoggio esterno. A nulla è valsa la proposta di inserire nella lista dei ministri Maroni e Calderoli per garantire Forza Italia.